Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, quasi tutto fai da te. Ragazzi, spero che state tutti quanti bene, dai, voi, i vostri cari, tutta l'umanità intera. Come sempre, ragazzi, vi ringrazio sempre di tanti complimenti, mi dispiace se non ho risposto a qualcuno, credetemi, per questioni solo di tempo, dai. Ok ragazzi, andiamo al dunque, questa è la seconda parte della nostra 32 pollici, la nostra TV, che lampeggiava, vi ricordate? Anziché non ha visto la prima parte, lo consiglio di guardarla così sa dove è il difetto e dove siamo rimasti. Allora ragazzi, come stavo dicendo, questa è la seconda parte della nostra 32 pollici, che ha un difetto su che lampeggiava, l'immagine lampeggia avanti, l'immagine sta, però il problema, come abbiamo capito, è questione di LED, perché abbiamo visto anche di fuori qui dietro, che ora andiamo a provare insieme questo difetto e faccio di vedere dove il difetto e lo risolviamo insieme, dai. Allora, questa ragazzi, presentiamo la scheda in un modo un po' veloce, perché magari vuole capire più o meno come lavorano queste schede cinesi. Sono semplici, sono quasi tutte uguali, tutte queste TV, la maggior parte della TV, le TV cinesi portano questa scheda dietro. Allora, questa ragazzi, questa è sono due schede in una praticamente, questa fa scheda alimentazione e anche scheda madre nello stesso tempo. Abbiamo qui ragazzi la parte primaria, si vede, non so se si vede nella telecamera, ma una striscia qui sul verde chiaro, che indica la parte primaria, che sarebbe questa qui ragazzi, vedete? Allora, da questo lato iniziamo così, fino a metà trasformatore super scusate, questa è la parte primaria ragazzi, giusto qui qua, questa parte qui è la parte secondaria, questi due diodi rapidi, questi due condensatori con questi sciorchi ragazzi, questa è la parte secondaria, qui abbiamo le tensioni in secondaria, il primario funziona tutto, questo è il processore ragazzi, questa è la memoria EEPROM, questa è la memoria RAM, questo processore controllore, come abbiamo detto, qui la parte del post converter, questo è quello che va ad alimentare i nostri LED, e poi qui, non so se si vede, alzo un po' la TV, qui abbiamo un chip, un amplificatore di audio, ragazzi, e nient'altro, dai, questa è la nostra scheda, niente di particolare, come stavo dicendo prima, la maggior parte di queste, il 99%, hanno la stessa logica di funzionamento. Qui ragazzi la tastiera, io l'ho smontata tutta la TV, e questo è il nostro LED dello standby con il ricevitore IR, quello ad infrarossi del nostro telecomando. Allora ragazzi, andiamo a mettere sotto tensione la nostra TV, così faccio vedere dov'è il difetto, perché come abbiamo provato qui le tensioni stanno tutte, il problema è sicuramente sul LED, perché c'è un LED o più di uno che lampeggia, non si accende da questo difetto. Allora mettiamo sotto tensione la nostra TV, vi raccomando ragazzi, molta cautela, perché quando dovete lavorare con un apparecchio sotto tensione, andiamo ad accendere il nostro TV, accensione, ecco il nostro TV, vedete come fa, come lampeggia. Io l'ho smontato tutto, perché nella prima parte siamo rimasti che lo dovevo smontare tutto, ora andiamo, alziamo il nostro TV, vediamo dove è il difetto ragazzi. Eccolo qui. Allora, questo nostro TV, vedete come fa? Si accende, si spegne, però guardate questo LED ragazzi, guardate questo. Ecco il nostro difetto. Quando si accende lui, si accende tutto il sistema, quando lui poi si spegne, questo qua è lui che dà il difetto praticamente sulla nostra TV. Adesso sicuramente o stava mal saldato o lui proprio che sta per partire, infatti vedete, magari se surriscalda, infatti è troppo caldo, brucia. Ok ragazzi, dai, vediamo l'altro che sta accanto. Questo lo stesso, è troppo caldo. Stacchiamo la TV, anzi prima dobbiamo segnalarlo
così sappiamo LED che dobbiamo cambiare. E poi passiamo la nostra TV, stacchiamo la tensione da vicino, quello il nostro LED difettoso. Adesso rimane fisso, si vede che una volta che si riscalda, però prima lo stesso continuava. Questo sicuramente è un falso contatto, fa questo LED, vedete? Perché una volta che ora cerchiamo di risaldarlo, se no lo cambiamo proprio. Ok, allora ragazzi, stacchiamo il nostro TV dalla tensione, lo mettiamo così. Perfetto. Allora, quello è il nostro LED che dava difetti. Ora andiamo, lo metto magari sotto la lente per vedere che cos'è che non va. Questo da cambiare proprio, ragazzi. Ora lo cambio, magari lo cambiamo insieme e risolviamo questo problema, dai. Allora voglio solo dire una cosa, ragazzi, prima di iniziare a cambiare questo nostro LED. Questi sono deflettori di luce, ragazzi, questo per così, in modo che la luce non va diretta dietro lo schermo, poi abbiamo un effetto brutto sulla schermata della TV. Questi sono dei diffusori di luce, questi vanno montati così. Questi poi non ci vuole niente, con una goccia di, ragazzi, questi si possono montare di nuovo. Allora si mette una goccia di ATAC qui e l'altro magari qui vicino, piano piano, senza sporcare niente, facciamo un lavoro pulito, si attaccano così. Lasciate il tempo che si asciuga, poi vi posso assicurare che la soluzione mantiene. Ok, come stavo dicendo, perché è successo questo? Perché è successo questo? Vedete qui, quando diffusori di luce se ne sono venuti, vedete? La maggior parte, scusate ragazzi, la maggior parte se ne sono venuti, questo è dovuto sicuramente perché quando andiamo a mettere il nostro TV, alcuni di noi magari gli piace vederlo bello chiaro, troppo denso, e va a mettere solo impostazione, va a mettere il dinamico, ragazzi, perché quando andiamo a mettere il dinamico per vedere l'immagine così limpida e chiara, succede che tutti i nostri LED vanno a lavorare al 100% praticamente, e li andiamo a sforzando i nostri LED, questi surriscaldano, poi si distacca questo, magari peggio pure se andiamo a mettere il nostro TV sopra un termosifone o vicino a una fonte di calore, succede questo, perché si surriscalda, perché questa lamiera alla fine serve anche per raffreddare queste strisce a LED. Voglio dire un'altra cosa, ragazzi, prima che iniziamo qui. Scusate ragazzi. Qui, ragazzi, normalmente noi queste tre strisce, queste sono tre bacchette, vedete, sono tre bacchette a LED, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 LED ciascuno. Queste normalmente vanno cambiate. Uno che voglio fare un lavoro professionale, queste vanno cambiate perché? Perché, ragazzi, questi LED lavorano insieme. E alla fine il LED non è niente che una lampadina, ragazzi, una lampada. Come c'ha un inizio, c'ha la sua fine, cioè praticamente c'ha il suo ciclo di vita. Se lui magari è stato costruito per durare, per dire 10.000 ore di lavoro, una volta che ha lavorato 9.000 o 8.000, cambiando solo un LED, la TV sì, partirà giusto quell'altri 2.000 ore di lavoro che sono rimaste sugli altri, ecco che poi inizia il primo, poi inizia a saltare un altro, dopo 2-3 mesi salta un altro. La regola per un lavoro professionale, vanno cambiati tutti e tre,
per risolvere il problema in un modo professionale. Però per il fai da te, purtroppo, perché certe volte, ragazzi, il discorso è che se la spesa vale l'impresa o no. Allora abbiamo una striscia 2 e 3. Giusto, se la cifra per cambiarle, qui si tratta ormai sul lato economico, se la somma per cambiarle vale la pena o magari buttiamo la TV o prendiamo un altro. Dipende tutto sul costo della riparazione del nostro TV. Però nel nostro caso noi per il fai da te andiamo a cambiare giusto solo questo nostro LED e risolviamo il problema. Ok ragazzi, dai, abbiamo parlato abbastanza, ora faccio vedere il modo per cambiarlo. Io ragazzi, poi questi sono LED di media qualità, perché stanno gli altri, anche sono più scaduti come le, non so se c'è qualcuno che lo faccio vedere qui. Purtroppo non ce li ho a portata di mano, però. Ma io uso la maggior parte per cambiarli, perché questi con un voltaggio e come wattaggio sono uguali a questi qui. Questi sono quelli che fanno l'LG, come qualità sono molto 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 migliori, anzi sono ottimi questi. Ecco che poi togliamo questo mettendo l'altro, anche come diffusori di luci non è un problema perché va benissimo lo stesso ragazzi, qui l'importante è che il nostro sistema funziona dietro. Ok ragazzi, dai, senza portarla alla lunga andiamo ad agire sul nostro, faccio vedere il modo per cambiarlo senza usare né coltello né niente ragazzi, tutto in modo un po'. Allora, niente ragazzi, con un attimo solo che metto la, eccolo qua. Allora, spostiamo un po' la luce che sicuramente sembra come che dà fastidio, troppa luce. Allora ragazzi, ecco qua. Andiamo a surriscaldare il nostro LED. La luce non ci aiuta però. Allora ragazzi, ecco il sistema, vedete, andiamo qui, andiamo a riscaldare il nostro LED. La plastica che sta sopra, ecco purtroppo non ho attaccato il ferro prima. Eh sì, non sta abbastanza caldo la saldatrice. Sta venendo. Grazie.
ora andiamo a pulire la sua parte come si deve, in modo perché sennò questo, se rimane incorto, non abbiamo fatto niente, ragazzi. Grazie, un po' di pazienza io, perché attacco la luce qui, che non tanto ormai gli occhi non è che ci accompagnano più di tanto. Allora, andiamo a pulire questa parte qua, ecco così, eccolo. Cerchiamo di non lasciare il corto lì vicino, perfetto, metti qui, staccato il tutto, staccato i nostri led, andiamo a togliere anche questi puntini qua, questi neri, in modo che non fanno spessore sotto l'altro led che dobbiamo mettere. Sempre con la nostra saldatrice, ragazzi, non c'è bisogno di usare niente, né coltello né niente. Io prima avevo un altro modo per farlo, però poi con il tempo, non sai, la tecnica si va a perfezionare. Non trovate niente sul web, vi posso assicurare, perché è una cosa che faccio io da solo. Allora, ragazzi, ora andiamo a mettere il nostro led, speriamo di fare in tempo anche per provare se è tutto regolare. Allora, questo è il nostro prova led, per vedere se il senso è giusto o no. Giriamo così, il positivo di qua è giusto, eccolo qui. Allora, questo poi lo andiamo a mettere qua, proprio al suo posto, vedete com'è, ragazzi. Qualcuno magari si domanda perché, come faccio a sapere che il positivo da questo lato e il negativo da qui. È semplice, ragazzi. Allora, ora vi faccio vedere. Allora, questo è il positivo che è il rosso, questo è il negativo, io questo l'ho fatto io, questo prova led, giusto per provare uno alla volta. Però per provare tutta la serie poi ci ho fatto già un altro sistema, andate sul mio canale che poi lo trovate. Andiamo a vedere se il senso dei nostri led sono giusti. Vedete qui, questo è il positivo, questo è il negativo, ma anche senza provare in quel modo, ora vi faccio vedere, perché con il tempo poi, ragazzi, imparate tanti di quei trucchi, tanti di quel. Allora, abbiamo il positivo che è l'ingresso di qui, vedete già, si vede, non lo so, che non posso avvicinare a sé la telecamera, però qui il positivo, l'ingresso di qui, questi lavorano in serie questi led, ragazzi, si fa positivo, negativo, poi il negativo di questo diventa positivo del led che viene dopo e così via, dai, finché arriviamo qui. Praticamente a sinistra abbiamo sempre il positivo e a destra il negativo. Allora, ragazzi, per fissarlo, niente, io ho messo un po' di bioadesivo qui dietro, ora lo stacco. Lo stacco e lo vado a mettere sul suo insieme. Il tempo vola, quando dobbiamo fare un video, il tempo. Cercate di stare proprio al posto dell'altro, ragazzi, perché così ci troviamo con il buco del fondo bianco della TV. Ok, ragazzi, vedete, una volta messo là. Ciao Fabi, ciao Anna, ciao Fabi. Ecco, allora poi andiamo a raschiare qua. Anna, ti sto facendo il video dopo, per piacere, scusami, eh. Ciao. Allora, raschiamo un po' qua. Purtroppo è venuta una mia vicina. Un po' di pazienza. Allora, questo è il sistema che uso io, ragazzi. Andiamo a raschiare un po' sulla pista. Purtroppo questo è un lavoro che va fatto non con un video, con una calma. Ok, lo stesso sull'altro lato, ragazzi.
che non ci rimane che saldare ragazzi. Prima andiamo a controllare se abbiamo il senso giusto del nostro positivo e negativo, cioè ci sta e ci sta anche qua. Andiamo a saldare, perché mi è capitato qualche volta nel saldare, ho girato il LED e non mi sono accorto, poi ho dovuto rifare tutto il lavoro. Allora ragazzi, diamo una pulita al nostro puntale avanti della ok. lo stesso qua. Ok ragazzi, dopo rimane soltanto che attaccare il tutto insieme in questo modo. Speriamo che si vede bene nella telecamera. Io questa tecnica, prima usavo un'altra tecnica, mettevo un po' il filo magari, ma così ragazzi vi posso assicurare che è molto meglio. Andiamo. Allora ragazzi, ecco il nostro LED. Ora vi faccio vedere pure un difetto che c'ha questo TV. Il difetto che c'ha, se avete, non lo so se avete notato, cioè, sembra come che la striscia o ha preso il calore o magari un difetto proprio dall'inizio, come che si è alzata qui nel mezzo, qui. Dopo io devo svitare queste vite. Ora ve li faccio vedere, queste vanno svitate poi in modo che la faccio diventare dritta, perché questa deve fare contatto vicino alla lamiera per raffreddare ragazzi, perché la lamiera qui, la nostra lamiera per i nostri strisce fa funzione di un radiatore. Ok ragazzi, dai, non rimane nient'altro, andiamo a provare e vediamo, speriamo che solo quello LED che era difettoso poi. Un consiglio, accettatelo come un fratello, come volete voi, ma vi do un consiglio. Quando comprate un TV, soprattutto la TV che ha il LED laterale, quello ad edge, non so se vi, però ne faremo un altro video sicuramente, perché mi è capitato qualche, purtroppo non tutte le TV faccio video, dipende poi se c'è il tempo a disposizione o no. Ragazzi, non lo mettete sul massimo del suo funzionamento, così la TV vi dura di più. Io vi do questo consiglio, mettete in modalità normale, mettete anche in qualsiasi modalità, l'importante è che poi andate sulla retroilluminazione, mettetela al 50% e credetemi, la TV si vede benissimo, anzi non vi fa male neanche gli occhi, però la TV vi dura molto di più in quel modo. Ok dai, andiamo a provare come ho detto prima. Andiamo a provare il nostro 32 pollici, eccolo qua, si vedono tutti e tre strisci dentro, speriamo di sì, no, dobbiamo allontanarlo ancora un po', tutte e tre le strisce, eccole qua, spegniamo il nostro, vado a mettere sotto tensione la TV. Ok, purtroppo Vincenzo non sta ragazzi, un po' di pazienza, ci manca il nostro caro Vincenzo, veramente ci manca con le sue grandi battute. Ok, allora, TV sotto tensione, abbiamo il LED dello standby, andiamo ad accendere il nostro TV e vediamo cosa abbiamo risolto. Vedete come si accende un po' di meno, però. Perché? Perché questo come wattaggio un po' più alto, questi sono di scarsa qualità, questi LED, questo come ho detto prima all'inizio dell'LG. Niente ragazzi, dai, diciamo che il difetto l'abbiamo risolto in questo modo, io potevo mettere anche un altro uguale a questo, però questo mi durerà molto di più.
Spegniamo, riaccendiamo, non abbiamo più il lampeggio, così è giusto per confermare se è tutto fatto. Questo poi io, se questo sicuramente sta sul 100% come retroilluminazione, per questo questi LED si vedono in quel modo. Poi non abbiamo il diffusore avanti, ecco che si vedono così, così forti. Accendiamo di nuovo, accendiamo e vediamo. Infatti, se vedete qui, vedete la differenza fra questo LED con il diffusore e questo qua, infatti, perché poi vanno montati tutto da capo. Infatti, ma riscaldano assai questi LED, riscaldano purtroppo. È normale che poi, se se ne viene il diffusore della nostra luce. Beh, ragazzi, ci fermiamo qui perché io continuo a fare il mio dovere, dai. Vado, come ho detto prima, ad attaccare di nuovo con una. Prima devo allargare qua questi viti in modo che questa deve appoggiare proprio sulla lamiera, magari a qualche punto dove vado a mettere un po' di bioadesivo in modo che si attacca vicino alla lamiera per raffreddare. Poi, una volta montato la TV, la cosa prima da fare è togliere, abbassare tutto questo retroilluminazione. Ragazzi, niente, dai, al prossimo video, come sempre, con la speranza che state tutti quanti bene, dai. Tanti saluti da parte del nostro Vincenzo e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi.